Ragazzi, dopo aver, anzi non aver ucciso 20 bersagli che dovevamo uccidere, torniamo da Bartolomeo d'Alviano con i suoi soldati che si sono vestiti da soldati del barone di Valois. Dammi una di quelle armature da pervertire. Tu non dovrai indossarla. Eh? Già, fa parte del piano. Tu ti arrendi a noi, ti portiamo al cospetto del barone. Ah, già! E poi? Al mio segnale i tuoi uomini attaccano. Bene, va a travestirti. L'alba è vicina. Mettetevi in formazione! E va bene. Dovrebbe essere travestito anche Ezio. E comunque, raggiungi la fortezza francese al Castro Pretorio prima dell'alba assieme ai mercenari travestiti. Uccidi tutti i soldati francesi e posti di blocco lungo il tragitto prima che diano l'allarme. Importantissimo. Non perdere alcun riquadro di salute. Quelli laggiù non promettono bene. Datemi una mano voi, va. Azzuffatelo! Questi signori sono un bel signore. Coraggio, dai! Bravi adepti, manca l'ultimo. Perfetto, grazie. Dobbiamo seguire il percorso di Roma. Non possiamo deviare o gli uomini del duca mangeranno la foglia. Il barone crede che Cesare permetterà ai francesi di governare l'Italia. E non capisco perché Ezio non è vestito da soldato del barone di Valois anche lui. Che palle. Qualunque cosa crede il francese, Cesare vuole governare lei. Forza, assassini. Bello perché loro possono essere individuati e io no, no? Cioè, fantastico, questo gioco qua funziona benissimo. Altre truppe. Più avanti. Non ti preoccupare. Il piano è geniale, ma non mi piace usare questi trucchetti. Io credo nelle battaglie leali. Battaglie leali, quando c'è da vincere c'è da vincere, basta. Adottano uno stile differente. Verrà il giorno in cui gli uomini non si inganneranno a vicenda. Il giorno scopriremo di che cosa è davvero capace il genere umano. Via, scappare. Queste parole le ha scritte tuo padre. Che agilità. Me ne occupo io. Benissimo, grazie assassini. Andiamo avanti. Oh, davvero impressionante. Spericolato però. Altri tre bersagli. Venite regolarmente a farvi visitare. L'ha mancato. Benissimo. L'assassino. Questo morì peccati e ho scontato la mia pena. Adesso morirò. Muori, muori. Bravi. Prima che ci attacchino. Nessuno. Cure, pozioni. Miei assassini, ragazzi, di livello 10 tutti quanti, non ne sbagliano neanche una. Già sono contati, li ucciderà tutti, anche se potrebbero morire.
E sicché siamo arrivati al dunque? Alla resa dei conti? Benissimo. Che resa dei conti sia. Bravissimi, bravissimi miei assassini. Ezio, non sei credibile così. Soldati, conduise le capitaine italiane a son excellence, le baron. Il va se rendre. E chi me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! Cosa? C'est bon, ouvrez! Parli francese. Un po'. A Firenze conoscevo un paio di ragazze. Segui Bartolomeo a non fare dei casini. Bello, il finto manettamento è bellissimo. Questo è tipo l'arsenale, più o meno. In realtà è il castro pretorio, però. Dettagli. Che bello, posso camminare veloce senza dover derubare per forza. Oh, bravo, vai da solo, Ezio, vai da solo, Ezio. Quanta voglia c'ho di premere L1 e far fuori tutti, cazzo. Oh, regardez-le! Il a un de skillé! Ecco, si è perso. Ecco, continua. E siamo arrivati in fondo, è finito il castro pretorio. General Dalviano, alla fine anche voi avete visto la luce. Poche fesserie! Libera mia moglie! Quanta spavalderia da un uomo nato senza alcun diritto! Cosa? Almeno io sono onesto! E invece il tuo titolo è falso! Come vi permettete? Pensi che comandare un esercito ti faccia diventare nobile? La nobiltà è combattere al fianco dei tuoi uomini! Non rapire una donna per vincere una battaglia! Dimostra che sei un uomo e libera mia moglie! Voi selvaggi non imparate mai. No! Non durante il mio turno. No, raga, la sincronizzazione! Non ci voglio credere, bastava fare questo. Sali sui tetti! Bastava fare questo. Au revoir. Concludi meno di 5 minuti. Bastava fare questo. Sincronizzazione persa un secondo prima. Bastava chiamare gli assassini. Di qua, cammina sulle travi. Dov'è che devo andare? Ok. Gli altri ci penso io. Apri il cancello. A parte potevo usare anche la pioggia di frecce, vabbè. Eccolo. Adesso è tosta, adesso è tosta. Partiamo da lui. È là dietro. Bravo Ezio, bravo. Preso! 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 Volevo solamente essere rispettato.
Meno qua l'abbiamo fatta la sincronizzazione totale. Credita ne si cura. Forse avete ragione. Mi serve tempo. Che tu sia pari nella morte. Requiescat in pace. E liberiamo Pantasilea. Pantasilea Baglioni. Si vede che proprio hanno cercato i cognomi su Google sti qua. Ti prego, cerca di non sparire più. Senza di te ero perso. Davvero? Eppure mi hai salvata. Ezio ha escogitato un piano geniale. Non è così. È stata di vostro marito l'idea. Ah sì? Tu sei il mio principe. Allora meglio che vada a meritarmi il titolo. Fatti onore. Vi ringrazio. E così si chiude la sequenza 6, forse? Sì, sì, la sequenza 6. Con Au revoir. Diamo inizio, ovviamente, alla sequenza 7 adesso.